ho una stecca. Ah, ma complimenti, A proposito di stecca, ma che zuppa ha preso ieri il Napoli col Barcellona? Sì, però aspetta un attimo. Attenzione, aspetta, sullo 0-0 c'era il gol di Cavani. Tra l'altro possiamo raccontare un antefatto. Sì, se tu mi dai il gol di Cavani, e non so se va a finire. Ma così, che va, secondo me. Che poi se fossero entrato fatto d'episodio, se fossero entrato quei quattro pali. È vero, però. Tu inizia, te inizia ad andare sull'1-0 sì, e Napoli si mette dietro. Aspetta, aspetta. Può finire anche 9-1. Può finire anche 9-1. Può finire anche. Ma in questo momento il Barcellona è ingiocabile. Ma in questo momento, in questi anni, è ingiocabile. In questi anni non è vero. E chi c'è? L'Inter l'ha fatta fuori, per esempio. E te credo. Allora, andata hanno fatto 13 ore di pullman per Vulcano. Sono arrivati che ha messo. Sull'almanacco non resterà. Ho capito. A ritorno c'era un leggero rigore. Col più grande catenaccio nella storia del calcio. Capito? In qualche modo ce la devi fare. Con il Chelsea così, a Hiddink così ha fatto. Come li affronti? A viso aperto da fronte. No, perché sono sempre quelle teorie del bel gioco. Niente, tutti dietro, loro Bersani. Tutti dietro. Sai una cosa figa che c'è qua, una delle tante cose figa c'è qua. C'è la linea di demarcazione, ricordi, non c'è bisogno di mettere fuori. Ah, guarda, è vero, qui c'è. Famosissimo schiaffo, mi fa vedere quello che prenderà il vecchio schiaffo fra pochi minuti. Mi fa vedere lo schiaffo di Anagni. No, mi sta riprendendo. Ha dato dietro le quinte un funzionario Rai. Sì. Vabbè, poi Ciardulli, Tony Brando. Non sento più parlare di Shaqiri, che attaccante. No, fermalo subito. Che cos'è questa? Andiamo a Ostia Beach. Andiamo a Ostia Beach. Sì, è il tormentone dell'estate. A dove ringraziando Dio non c'eravamo. No, siamo andati proprio lontano. Senti, Luca dice che non sente più parlare di Shaqiri, attaccati ideali per il 4-3-3, Luis Enrique, veloce tecnico. Insomma, siamo stati fatti 4, mica. No, fatto bene Tom Selleck. Che famo? Fatto bene Tom Selleck. Bersani, stiamo parlando di Tom Selleck. Parliamo di Tom Selleck. Tom Selleck. A Roma sta a iniziare il campionato. Tom Selleck è un centravanti. Ma io ti dico una cosa adesso, se Tommasi fa rinvia sta giornata di campionato, vado a Pianne Gerardo Stana. Ho aspettato 4 mesi per vedere a Roma. Allora, 4 mesi ho aspettato. Adesso mandatemi dopo la pausa. Fate passare 2 settimane, perché poi c'è la pausa. Quindi altre 2 per vedere la prima. Se starta stagione di campionato, sai chi è quello che sbrocca di più? Tonetto, perché? Secondo me. A parte che se non giochiamo la prima di campionato, a Roma organizza l'amichevole a Barcellona. Sì. Cucchio. Col Barcellona. Sì. Perché? Ma c'è stata una notizia. Sì, sì. È una notizia. Beh, magari ne la giocamo allora. Sì, così andiamo a piastare tra. Ma non lo so, Non si crede perché. Lui conosce bene Luis Enrique. ridiamo della Roma, infatti. No, capito. No, mi sembra la scelta giusta. No, Bersani. Ma pazzeccatissima come scelta. Perché scusa, la Roma non stava a giocarmi pari con tutti. Beh sì, cioè partite partono tutte da 0-0, Marco. Assolutamente. Allora. No, vai, dimmi un attimo. Fino al quinto minuto siamo andati 0-0. Ah, ti sta facendo dell'umorismo anche spiccio, Bersani. Per me ci sarà un modo da per affrontarla sta squadra. Il Barcellona. Sì, ma non leggi i messaggi. Gli devi menare negli spogliatoi. Quei falli. Ciao ragazzi, potete chiedere ai due grandi giocatori Max e Marco quali partite con la Roma hanno più nel cuore? Dagli Roma, dagli, è firmato Difra. Questa forse però. Tonetto. È una domanda che non hanno fatto spesso. Quale partita c'hai nel cuore? Di Roma Arsenal, l'ho detto perché so. Hai? Vabbè, a me è scontato, dai. Qual è? Roma Parma. Quale? No, Atalanta Roma. Al derby, un derby. Però lui dice quale? È un derby 4-1. Esatto. Ma dice quali partite? Quali partite? Perché dice a tutte e due. Tutte e due. Ma Max, ma non ce n'ha una, mo dirà una delle Empoli. No, come ce n'ho? No, vabbè, che sono dire Ficini, capito? Forse Lione Roma è quella che ricordo. Bravo. Battela. Grande grosso forza. Che sinistro vellutato. Ma la soddisfazione della squadra, insomma, di vincere in un campo così difficile, anche quella di Madrid, insomma, partite. Anche per esempio siete stati riconosciuti, il vostro ruolo è stato riconosciuto in particolare da Fred, no? Che vi ha voluto omaggiare. L'ha fatto bene, ma te l'ho detto. A Chivo, perché sì, già sapeva da prima come andava a finire con Chivo. La mattina sera. Il vecchio basta con l'alcol di mattina, dice Cesare. Salutiamo il sindaco. Ciao ragazzi, bentornati, benvenuti a Teleradio Stereo. Ma Ercole non c'è? No, Ercole, ci sta messo. Ricordi che ti ha messo? Up and down? No. Ce l'hai trovata pure qua, sti immondizia. Ma che cos'è? Guardalo. Pensa
pensa, questo è per comporre questa cosa, hanno usato le stesse sette note di Let It Be. Guarda replay, guarda che cosa ha fatto, guarda il cretino. Che cosa fa? Ah, era l'esultanza quella di Brolin che facevamo vedere bene. Che bella! La giravolta, che cretino. Mi devo assolutamente far vedere un video di Super Marco, come faccio, sono stato su Facebook, ma te lo grado. Mandaci l'indirizzo, mandaci il link di YouTube, che poi sulla upper down, e andiamo sulla USB di Super Marco, e a quel punto entra in mano. E poi ci penso io. Poi da quella console tutte puoi mettere le canzoni lì, eh? No. Metti nel cervello, dai. Non è vero. Giuro. No, però si vede quello che va in onda. L'euforia, che è quella che ti porta benefici, spesso è quello che ti porta anche, fuori strada. Tanto ti dà, tanto ti toglie. Sì, perché io sono andato, io sentivo i commenti, prima ho letto gli articoli, cioè De Laurentiis, adesso non so, avete sentito De Laurentiis ieri, ha annunciato questo progetto. La scugnizzeria la chiamiamo, cioè adesso faremo la nostra cantella, la chiamiamo la scugnizzeria, ma non era uno scherzo. Vabbè, già la presentazione dell'uomo tigre lì. No, vabbè, no. Ma quelle sono cose che piacciono a Bersani, il leone, la maschera del leone. Adesso io te l'ho chiesto oggi se potevamo presentarci io e Marco così, ma non hai voluto. La maschera del leone. Leone del vecchio leone. No, del vecchio io mi sarei presentato con la maschera di Goldrake. Vedi un po' di Actarus se ce l'hai, effettivamente. Ma se no di Ryu, un ragazzo che nel cuore aveva favole per chi? Le saprà sognare. Vabbè, questo era Ryu, ragazzo delle caverne. Bersani, tu non puoi cogliere. C'è il break. Come si chiamava il tirannosauro? Che... Rex, come no, il cane. No, morioso. Bello sto telefono, molto bene. C'è il break, torniamo tra poco. C'è il break. Io penso che sia. Dovevo un attimo ponderare le parole, però è proprio uno dei volti più deteriori del nostro movimento calcio, proprio una persona di cui si farebbe volentieri a me, cioè adesso che è diventato l'emblema della juventinità, quella malata, però quella che rivendica scudetti macchiati dalla vergogna, perché macchiati dalla vergogna fanno pure quelli che vogliono sì, riprendersi qualcosa, l'onore, l'odore della puzza, una cosa vergognosa. Ogni conferenza stampa è una sorta di comizio, se capiscono, da nauseabondo. Mi sembra che ha messo proprio lui e cosa in tutta chiaro. La dinastia del resto qui. Senti, lo fa apposta, ti mette il loop. Lo fa apposta, lo fa apposta, mi mette le condizioni. Che chiama? Ho cercato. Perché mai cercato il numero sbagliato? Vabbè. Questa è l'unica certezza. Uno di due ci sarà. Grazie Max, grazie Marco. Ciao Davide, ciao Dario. Sono contento di avervi ritrovato. Soprattutto di aver ritrovato lui. Il vero protagonista è Torino. La ripartenza. Up and down. È un po' più lontano di prima, però. Sì, quello è vero. Così ci possiamo tirare. Che schifo. Fate vomitare con due. Dai, guarda, non improvvisi, vai. L'anno scorso non potevamo farlo, adesso coreografia tutti insieme, ci vediamo. Rigoriandoli. Il nuovo Albertino, guardalo. Settimane e settimane di prove. Guardate la serietà di Tonetto, per favore. Ma perché? La contrapposizione. Dove finiremo? No. Non lo so, guardalo. Vabbè. Ciao ragazzi, a domani. Ciao.